tutti i lupi del branco del Lupus in Game. Ancora una volta ci ritroviamo su Football Manager 2016 e non ci stancheremo mai, ragazzi, di questo gioco. A tal proposito, novità delle novità, oggi per la primissima volta, e lo stavo attendendo veramente da parecchio, ho potuto cominciare a vedere quello che sarà Football Manager 2017. Oggi per la prima volta, o perlomeno in questi ultimi giorni, è stato rilasciato un video, seppur breve, di circa 37 secondi, dove vi sono le prime immagini di ciò che sarà Football Manager 2017. Ci sono più di 1000 features, significa più di 1000 modifiche all'interno del gioco, di diversi sviluppi, sia sul piano diciamo dei dettagli che sul piano grafico, ragazzi. Oggi quello che io ho visto, andatelo a controllare, cioè fate una ricerca su Google, trovate subito immediatamente questo video, questa brevissima esposizione di quello che sarà, presentazione di quello che sarà Football Manager 2017, e credetemi, non ve ne pentirete. Già quello che ho visto è qualcosa di che mi garba parecchio. Seconda cosa, seconda mia più che altro, questa qui è una mia intenzione. Allora, considerato che oggi noi siamo al 23 di settembre e ormai la data di rilascio di FIFA 17 sarà fra 6 giorni, direi di a questo punto sospendere definitivamamente le nostre puntate su FIFA di 16 ed iniziare direttamente quando uscirà FIFA 17, ovvero fra 6 giorni. La maggioranza ha votato su quale sarà la squadra che alleneremo e si è deciso che sarà il Crotone in Serie A. Quindi già mi volete fare soffrire perché vi fate allenare una squadra che nella realtà sta stentando parecchio, è un miracolo ovviamente, è una new entry del campionato italiano, non so neanche che io mi ricordi che se il Crotone sia stato mai in Serie A nella sua storia. Quindi da una parte potrebbe essere una bella sfida, ovviamente, vedere, cercare di capire dove possiamo portare noi la squadra calabrese, e dall'altra vi posso dire che accetto di buon grado, anche perché se proprio vogliamo rimanere in termini calcistici, avendo fatto su Football Manager la carriera con il Catania, perché no farla con una squadra amica dei colori rossazzurri che è il Crotone, con cui il Catania generalmente è gemellato da parecchio tempo. Quindi va bene, non è per quello che lo facciamo, però mi fa piacere la sfida. Squadra che nella realtà sta avendo parecchie difficoltà, infatti per adesso è ultima in classifica con un punto solo, un punto ottenuto tra le altre cose contro il Palermo in casa, un ottimo punto per il Palermo sicuramente. E quindi sarà così, direi a questo punto, visto e considerato che ormai stiamo aprendo le porte per il fine settimana, quindi registreremo X-Play nei prossimi giorni, arriveremo direttamente al 25 che è l'inizio della prossima settimana, aspettare 4 giorni, faremo ovviamente un altro video su Football Manager, per cui ci catapulteremo direttamente su FIFA 17 e faremo una grandissima puntata introduttiva su FIFA 17 per l'appunto. Oggi, come già detto nel gruppo Facebook del Lupus in Game, tratteremo più a fondo i dettagli della nostra squadra, visto e considerato che ormai siamo più che altro immessi ormai nel campionato di Serie A, siamo alla 21esima giornata, dobbiamo affrontare la 22esima, siamo in piena ancora situazione mercato, perché mancano 9 giorni alla chiusura del calciomercato. Direi di dare un'occhiata tutti quanti insieme, perché generalmente sono cose che faccio io e mi dispiace doverle risparmiare perché sono dei dettagli che a molti so che possono piacere. Entreremo nel dettaglio dei nostri giocatori per capire quali possono essere o meno le plusvalenze e quali possono essere, diciamo, i giocatori indicati per cominciare a lanciare, diciamo, questa squadra su palcoscenici un pochettino più importanti, sempre se rimarremo ancora alla guida dei rossazzurri. Per il momento intenzione di andarcene non ne abbiamo, quindi entriamo all'interno della nostra rosa e vediamo cosa abbiamo. Allora, per controllare quello che stiamo cercando, ovvero la situazione economica dei nostri giocatori, bisogna andare sulle informazioni non generali, perlomeno no, non generali, ma di contratto più che altro. Vediamo un attimino la situazione dei contratti, stipendi, con il prezzo ovviamente. Allora, e dobbiamo anche controllare quali sono i nostri giocatori di proprietà, perché quelli ovviamente in prestito
Non possono ovviamente darci indicazioni economiche, futuristiche, perché non sappiamo se questi giocatori verranno poi confermati nei prossimi anni. Io credo che questo sia probabilmente, sarà l'ultimo anno di Donis al Catania, perché ragazzi ha fatto l'inferno in questi ultimi 2 anni, ragion per cui non credo che la Juventus lo lasci per un altro anno in mano al Catania, anche perché potrebbe ricevere diverse offerte, quindi difficile che lo mandino in prestito. E ovviamente noi la somma di 10 milioni, perché Donis vale di cartellino 9 milioni 750 mila euro, come avete visto, non ce lo possiamo permettere, anche perché non ce lo venderanno sicuramente per quella cifra, vorranno almeno qualche 15-16 milioni, che effettivamente ci potrebbe anche valere Donis. Ok, ma andiamo un pochettino a vedere ciò che, partendo anche dai portieri. Allora, su Davide Bassi, ragazzi, inutile discutere, Davide Bassi ha anche una sua età, e tra altre cose portiere, 210.000 euro, io non credo che lui possa farci la differenza. Kiki Zola, per esempio, che è di nostra proprietà e che tra altre cose ha anche uno stipendio che non è indifferente perché percepisce 700.000 euro, al momento ha un valore di 1,5 milioni, che potremmo far arrivare per un'eventuale vendita, il ragazzo comunque sia, guardiamo anche l'età, ha 27 anni, quindi non è un portiere vecchio. Ragà, perché i portieri arrivano anche a 38-39 anni, quindi ha voglia ancora di giocare. Lo potremmo anche vendere per un prezzo che si può girare sui 2 milioni, 2 milioni e 2, 2 milioni e 100, dipende ovviamente dalle prestazioni. Le prestazioni che finora sta dando Kiki Zola non ci possiamo lamentare. Dybala non possiamo parlare perché è in prestito. Ryan Bennett, ragazzi, vale 2 milioni e mezzo di cartellino, che ha uno stipendio di 1 milione e 100. Quindi è un giocatore che, oltre a costarci, ha anche un suo valore, un difensore centrale. Ha 27 anni pure lui, difensore senza fronzoli, tra altre cose di testa 16, contrasti 15, quindi è uno che potrebbe attirare parecchia attenzione. Non, se lo dovessimo mai mettere in vendita, il suo contratto comunque sia, vediamo per quanti altri anni è, scadrà nel 2021, quindi fra 3 anni abbiamo voglia. Nel caso in cui dovessero arrivare delle mega offerte, vi posso dire intorno ai 5 milioni, già potrebbe anche andare bene per Bennett. Simone Romagnoli invece vale 2 milioni e 7 di cartellino, potrebbe arrivare anche ai 3 e passa, quindi già potremmo anche ragionare su questo discorso. Ma sono giocatori sia Bennett che Romagnoli nuovi, quindi venderli questa stagione non lo so se ci riusciremo, poi ovviamente. Se riceviamo delle offerte che ci faranno gola, quello senza ombra di dubbio ci faremo un pensierino. Ma come vedete, le scelte che sono state fatte su questi giocatori sono scelte fondate. Ora non mi voglio dare delle arie, però stanno facendo bene, ragazzi, perché noi non siamo una squadra che prende parecchi gol, e lo avete potuto anche ben vedere. Quindi la difesa è stata scelta ed è stata praticamente quasi del tutto rinnovata rispetto a quella che era la Serie B. E Simone Romagnoli ha un 15 come colpo di testa, 13 come contrasti, gioco di prima a 12, insomma, marcatura 15. Il giocatore c'è. Meisner 600.000, ma Meisner la motivazione è perché innanzitutto è una riserva, punto primo, punto secondo non sta giocando parecchio, ok? Quindi come vedete qualità rapporto, qualità diciamo, confronto stipendio prezzo suo, noi non ci guadagneremo nulla sulla vendita di Meisner. Quindi Meisner o lo si fa giocare più spesso e quindi cerchiamo di aumentargli il suo valore, o altrimenti non sarà da considerare una plusvalenza assolutamente. Lo stesso vale per Filippo Romagna. Filippo Romagna per esempio è uno spreco perché lo stiamo tenendo, costa 350.000 euro, la sua vendita eventuale ci verrebbe massimo 400.000 euro. Roba che non ci fa assolutamente plusvalenza. Abbiamo infatti messo sul mercato per cercare di fargli fare un po' di minutaggio, fargli fare bella figura da un'altra parte, visto che con noi è poco impiegato, quindi staremo a vedere ancora, mancano 9 giorni come detto. Poi abbiamo Sampirisi, valutato comunque sia fondamentale nella nostra squadra, perché effettivamente è una pedina molto importante per noi, già vale 3 milioni e 7 di cartellino. Se Sampirisi facesse quello che sta già facendo e lo confermasse fino alla fine della stagione, Sampirisi lo potremmo vendere anche per 5-6 milioni, il che non è male, assolutamente. Crivello, anche lui Crivello, ragazzi, 975 mila euro, 1 milione,
Considerato che vale 513.000 come stipendio per anno, recupereremo il doppio di quello che è la sua. Quindi questi sono Crivello, eventualmente Romagnoli o Chigi Zola, personaggi che potrebbero essere messi poi successivamente in vendita o perlomeno accettare eventuali offerte, che è vantaggioso ovviamente. Di Marco non lo consideriamo, Felicioli lo stesso. Chico Femenì, ragazzi, per il momento è quello che ci dà maggiore plusvalenza rispetto a quelli che abbiamo menzionato. Il che è molto semplice. 26 anni, giocatore che si sta confermando come un'ottima ala in questa Serie A. Grande giocatore di tecnica, grande qualità nel dribbling. E comunque sia 4 milioni e 9, potremmo arrivare anche a 7-8 milioni per un giocatore come lui. Dite fantascienza? No, io invece penso di no, perché se ci pensiamo bene, giocatori che hanno sia la possibilità di giocare a destra che a sinistra come centrocampo ne abbiamo veramente pochi trovati noi nel mercato. Quindi immaginate se dovessimo metterlo in vendita, io credo che offerte ne potrebbero arrivare e come. Stessa cosa, eccezione fatta per il fatto, ecco, questa è una cosa che mi dispiace, ODR purtroppo ha un valore molto basso. Con tutto che è titolare, irremovibile, che però ha 21 anni, quindi ampi margini di crescita, ma il discorso è che si fa ammonire quasi tutte le partite. Cioè, noi ogni 4 giornate, dove Odier squalificato, vale al momento 1.200.000 euro, che non gli fanno assolutamente giustizia. Quindi per me Odier già di cartellino dovrebbe valere almeno 3 milioni. Almeno 3 milioni, ragazzi, almeno 3 milioni. Lo stesso per Benedicic, che si sta dimostrando, quando impiegato, un'ottima soluzione alternativa all'ODR, che al momento ricercato, tra le altre cose, e ha un valore di 700.000 euro, che potrebbe arrivare oltre al milione, quindi senza ombra di dubbio. Fabio Scarsella, anche lui, perché impiegato poco, quindi automaticamente, e anche perché 28 anni, non ha grandissime qualità che potrebbero fare gola a squadroni, e l'età di 28 anni è praticamente l'inizio, diciamo, non del declino, ma in Football Manager l'inizio in cui si cominciano ad abbassare tutte le qualità dei giocatori, per cui lasciamo stare nella realtà, perché fino a 35 anni ancora c'è Totti, ragazzi, che fa magia a 40 anni. Cioè, non voglio neanche pensarci il valore che potrebbe avere oggi un Totti rispetto a qualcun altro, ragazzini che pensano solamente ai soldi e poi alla fine sono comprati a peso d'oro e fanno meno della metà di quello che Totti fa nella realtà. Quindi lasciamo stare questa parentesi. Comunque, questo è Scarsella, ha fatto la storia del Catania da quando siamo noi alla guida del Catania. Lui è sempre stato con noi dal primo anno. È uno dei fedelissimi come ODR, quindi sempre stato con noi. Dispiace, penso che potrebbe anche chiudere la carriera con noi, o se no andare a giocare in qualche squadra di Serie B, perché al momento io non credo che a 28 anni un giocatore come lui, con queste qualità, verrebbe preso da una squadra forte di Serie A. Poi non lo so, potrebbe anche succedere. Quello che invece poi mi dispiace pure per Pier Martelli, ragazzi, nonostante, scusate, abbia fatto l'esperienza fuori in prestito, ha un valore di 575.000 euro. Non si è espresso in Serie A, ragazzi, questo lo dobbiamo anche dire. Però, ragazzi, ha 22 anni. E guardate le sue qualità. Cioè, ha l'abilità al momento 2 stelle, con un potenziale di 4 stelle. Se venisse impiegato, e tra le altre cose, Remmita, ragazzi, non ce lo dimentichiamo. Questo ci ha fatto fare la cavalcata fino alla Serie B, raga. Cioè, non dimentichiamolo. E comunque si è ricercato e chiesto da due club. Chiesto dal Crotone e dal Matera, infatti, squadre di Serie B. E se dovessero fare un'offerta anche di 700-800 mila euro, io direi che è regalato. Però, raga, dobbiamo anche pensare alla possibilità di farlo giocare, perché più non lo facciamo giocare, più il suo livello si abbassa, e più ovviamente si abbassano anche i piccioli, i contantini, il denarino. E quindi non ci conviene più, se vogliamo fare sempre un discorso legato all'economia. Alisson, e questo è un altro peccato, ragazzi, Alisson, perché avete visto che Alisson le qualità ce l'ha, un valore di 350.000 euro. Se io lo dovessi mettere in vendita in questo momento, io fossi un allenatore di un'altra squadra, nella realtà io Alisson me lo prenderei al volo. Cioè, ragazzi, lo prenderei al volo Alisson.
Cioè, soprattutto in Serie B. In Serie B questo potrebbe fare tranquillamente la differenza. Cevi, non ci sono dubbi. Cevi purtroppo è stato infortunato per lungo tempo, per cui probabilmente il fatto che valga 1,9 milioni anziché 3-4, perché lui ce ne potrebbe valere 3-4, è perché magari è stato impiegato poco, è perché è stato molto infortunato per molto tempo, e quindi questo è spiegato. Ma è anche lui uno che se mettessimo in vendita in questo momento potrebbe arrivare anche a 3 milioni e 8, il doppio del suo attuale prezzo. 2 milioni e 7, 3 milioni, insomma, là siamo. Galano ancora lo dobbiamo scoprire, ragazzi. Galano al momento ha un valore di 4 milioni e 6, con tutto che praticamente non ha giocato neanche una partita con noi. Però il valore di Galano è indiscutibile. Infatti ora è stato rimesso nuovamente in rosa. Lo presenteremo in campo, ovviamente, perché io non credo che ancora abbia fatto lui nessuna presenza con noi. Lo verifichiamo immediatamente, ragazzi. Lui ha fatto una presenza sola in amichevole, dopodiché lo abbiamo totalmente cancellato. Questo è un errore mio, sicuramente, però ho fatto delle scelte, ragazzi, quindi avevo scelto Galano fuori, ma invece oggi Galano rientra a pieni diritti nella nostra rosa, quindi sarà impiegato. Donis, lasciamo perdere. Khalil, ragazzi, purtroppo mi sa tanto che Khalil chiuderà con noi. Non credo proprio che si muoverà Khalil da Catania, anche perché vale 200.000 euro. A meno che qualche squadra folle che ha, con tutto che lui ha 33 anni, lo vuole. Al momento c'è una richiesta. La richiesta è da parte del Perugia. Se ci fanno questa richiesta, noi lo diamo, perché alla fine 200.000 euro non sono niente, però vale a buttare. Dico, ci possono sempre servire. E poi, tra altre cose, bisogna anche valutare il fatto che lui ha un contratto di 500.000 euro all'anno. Cioè, parenti di. Sono metà di 1 milione, ragazzi. Noi non abbiamo tutti questi grandi milioni di stipendi. A parte l'unico è Sampirisi e Bennett, sono gli unici che percepiscono uno stipendio superiore al milione. Quindi noi non abbiamo gente che vale milioni, ok? Quindi già è alto per un 32enne, un 33enne inutilizzato, avere buttare 500.000 euro così. Quindi Khalil è nei partenti immediati. Poi abbiamo Borges, Mendez, queste due scommesse, ragazzi, contratti minimi, costi abbastanza agevolati. Borges vale 1.100.000 al momento e a noi ci costa 240.000 euro, quindi la sua vendita è tutto oro colato, tutto oro che entra al momento. Sta giocando poco, io lo vorrei mandare in prestito, vediamo. Come anche Mendez, ragazzi, 325.000 euro per Mendez non fanno giustizia, lo vuole Lecce. Io non lo voglio vendere Mendez, lo vorrei dare in prestito se ce la faccio. Concludiamo poi con Lagumina e Falcao. Ora, parentesi, Lagumina Falcao. Lagumina sicuramente è stato preso come giocatore titolare e lo sta facendo, perché attenzione, adesso ultimamente, perché è rientrato Falcao e ha fatto quello che ha fatto in maniera esorbitante, bellissima. Al momento Falcao non lo tocchiamo, ma Lagumina, ragazzi, è una giovane promessa. Lui, raga, vale, ha 21 anni e vale già 1,2 milioni. Se venisse impiegato più spesso, cosa che faremo? Lui potrebbe arrivare anche a 5-6 milioni. Ma non è perché non sto esagerando. Lui potrebbe arrivare anche a 5-6 milioni, perché comunque sia l'intesa ce l'aveva con Donis. Falcao però sta facendo meglio. Il discorso Falcao è che noi lo stiamo pagando 500.000. Ma vale 140, ma perché ancora dategli tempo, che questo qui farà un altro paio di gol. Arriva almeno a 3 milioni e mezzo. Già garantito, ragazzi, garantito. Tra altre cose, poi che abbiamo? Vedete, Lansbury in prestito, lui vale 5 milioni 750 mila euro. Noi abbiamo praticamente coltivato gente per far arricchire gli altri. Questo non è che è stata una cattiva gestione. Il discorso è che erano giocatori per me sconosciuti. Quindi per me erano delle scommesse. Poi le proposte che ci hanno fatto sul riscatto io non le ho valutate come appetibili, assolutamente, perché ci hanno chiesto cifre stratosferiche. Lo stesso vale per Donis, ma ovviamente sanno il fatto loro. Questa era la situazione dunque totale della nostra squadra. Quindi volendo plusvalenze ne possiamo fare. Ovviamente plusvalenze da squadra appena neopromossa, con qualche cosina di più. Perché vi posso garantire che stiamo rientrando in una media medio bassa. Prima eravamo bassi, adesso siamo sulla media. E quindi c'è da ben da sperare per, diciamo, anche la prossima stagione stessa. Quindi
Vedremo cosa succederà. Intanto abbiamo la trasferta di Bologna che sarà molto impegnativa, per cui andiamoci ad organizzare. Ora, proprio per ritornare al discorso che abbiamo fatto precedentemente, Khalil, ragazzi, visto che c'è una squadra interessata a lui, ma offriamolo, cioè dico, già è messo sul mercato, però 130.000 euro, offriamolo, dai, è inutile che lo teniamo con noi per marcire in panchina, almeno può dare ancora magari qualcosina, cioè a qualche altra squadra. Kevin Mendes, ragazzi, non si vende, si dà semmai in prestito, mica Borges, si dà in prestito, non si vende, per cui questi non si toccano. In virtù della partita contro il Bologna, il nostro osservatore, capo osservatore Diego Caniggia, uomo dalle indubbie conoscenze, ci dice di concentrarci sui movimenti di difesa, perché la squadra del Bologna è molto forte in avanti, quindi va bene, va bene. Poi, tra le altre cose, ci fanno l'appunto su Biabeni. Potrebbe essere un giocatore difficile da affrontare, avendo completato con successo 14 dribbling nella sua ultima uscita contro il Latina. Sti cazzi. Bene, allora, la 22ª giornata si apre con Pescara-Atalanta e Milan-Roma. Bellissima questa partita tra Milan e Roma, che sicuramente darà spettacolo. Vediamo i risultati. Prima di tutto, però, abbiamo probabilmente un'offerta di trasferimento ora per. Addirittura Filippo Romagna viene richiesto in prestito dalla Cremonese. Io direi, per il discorso che abbiamo fatto poco fa, di controllare innanzitutto il 10% degli stipendi. Filippo Romagna. Vediamo l'offerta. Allora, non c'è costo futuro, va bene, però il 10% probabilmente è l'unica somma che si possono permettere questi signori. Ci sono 5 club interessati a lui. Se poteste, mia, però è la Cremonese, ragazzi, se gli diamo il 50% ci sputano in faccia. Vediamo. Credo che un accordo non possa essere raggiunto, hanno deciso di abbandonare. Ma raga, ma 10%, raga, ma che volete? E hanno dato sì spettacolo, come anche il Pescara, che affossa sempre di più l'Atalanta, ragazzi, in difficoltà, 18esimo in classifica. Una piazza come l'Atalanta, mi dispiace veramente vederla così. Buon per il Pescara, comunque, che è 14esimo in classifica, che ha quella Padula là davanti, che è una forma di garanzia per il Milan di quest'anno. Il Milan, invece, del nostro football manager, sta seguendo sta inseguendo la Roma, per l'appunto, che è seconda in classifica. Infatti lo scontro diretto finisce 3-1 con le reti di Marcos Alonso, Bacca e Onda addirittura, e a Jose Perez per la Roma. Perez, ex Newcastle, lo conosco abbastanza bene, ottimo attaccante, assieme a Okazaki un paio di anni fa, molto promettente. Andiamo avanti. Questo è invece il quadro della domenica, si aprirà con Sampdoria-Inter, altra bella partita, non male, qui l'Inter dovrà confermare la sua crescita. Poi avremo Bologna-Catania, Cagliari-Latina, Cagliari, ragazze, non vince questa, la prossima sarà contro di noi, fuori casa, noi giocheremo in casa ovviamente, partita che, dove ovviamente il Cagliari qui si gioca le sue chance. Anche l'Empoli contro l'Udinese, per confermare l'ottimo momento che sta vivendo, una crescita paurosa quella dell'Empoli. Ricordiamoci che è stato ultimo per lunghi tratti, ma improvvisamente c'è stato un exploit. Palermo-Napoli, bella sfida fra due squadre che lottano per il posto UEFA. Sassuolo-Genoa, ambigua, con un Genoa che sta rischiando la retrocessione. Torino-Fiorentina, sono arrivati ben due allenatori. Torino-Fiorentina, altra partita fra due squadre che, diciamo, soprattutto la Fiorentina sta deludendo le aspettative perché è decimo in classifica. Bello invece il campionato del Torino, da neopromosso al 12esimo e tutto va bene. Per il resto avremo un grandissimo scontro diretto tra Lazio e Juventus. Questo dunque sarà il Catania che andrà a Bologna. Giocheremo con Chicchi Zola tra i pali, Sampirisi, Meisner, Bennett, Crivello, Di Marco, Diera, Lansbury, Scarsella, quest'oggi titolare, Donis e Falcao, coppia ancora confermata. Io ciò che volevo fare però è, visto che l'ultima uscita di Crivello non mi è piaciuta, metterei Di Marco al suo posto, suo ruolo naturale, a sinistra, l'unico papabile è Vila. Quindi io oggi farei giocare il ragazzo titolare. Non dimentichiamoci che abbiamo anche Galano, ok? Quindi Galano però ancora è fuori forma e Galano potrebbe subentrare al posto di Scarsella, quindi non male. Le istruzioni, come al solito, cerchiamo di sovrapporci, marchiamo più stretti e non facciamo tag all'azzardati, va più che bene, e poi sfruttiamo ovviamente le fasce. Per il resto vediamo invece il Bologna.
Questa invece è la squadra romagnola che si presenta con Colombi in porta, Mbaye, Rodrigo Eri, Pulgar, Masina in difesa, di tutto rispetto. Krisedig davanti alla difesa, anche se io Krisedig l'ho sempre visto come più offensivo, ma comunque vabbè. Fahir e Donsa, una nostra conoscenza della Fiorentina in FIFA 16. Poi abbiamo due esterni, non male, Marchinho e Biabieni, e Matri lì davanti. Mi meraviglio come il Bologna sia sedicesimo in classifica con questa bella squadra. Magari la formazione, speriamo che non sia buona. Alziamo il morale nostri. Forza ragazzi, mostratemi quello che sapete fare, perché no? Vediamo le reazioni. Le reazioni, a parte va bene Odier che sembrava assorto nei suoi pensieri, ma noi con energia gli diciamo che possono dare molto di più che non sia un cartellino giallo. Come vedete, cambia la solfa. Soprattutto però in difesa mi interessa che i ragazzi tengano ovviamente ben saldo l'obiettivo, che oggi è non perdere. Lì davanti, stessa cosa, carichiamoli, carichiamo tutti. E cerchiamo di andare a fare il colpaccio al Bologna, il che non guasterebbe per la nostra classifica. Vai! Ancora il pallone di casa, Marchinho dalla battuta del calcio d'angolo. Attenzione, qui si getta Kiki Zola, ma controlla il suo palo al 12° minuto. Ancora 0-0 al Dallara. Adesso è il Catania che ci prova con Sampierisi sempre sulla destra. Bloccato però ancora da uno ottimo Marchinho quest'oggi, il nostro Donis. Attenzione a Scarsella che viene messo a terra. Riparte allora il contropiede. Fulminio da parte del Bologna che viene però bloccato sul nascere. Ancora Marchinho riesce a recuperare la palla. Matri giocano di velocità e giocano anche in maniera molto aggressiva. Hanno fame quest'oggi. Krisedig centralmente per Donzà che ha la libertà di girarsi. Gli viene offerta proprio da Odier che lo pressa comunque. Sì, attenzione a Biabiani! Il tiro di Matri, la parata miracolosa ancora di Kiki Zola. Bologna vicino al gol al 14° minuto. Ferrazzavilla mette al centro questo pallone. Attenzione perché c'è calcio di rigore per il Catania. La battuta, c'è stata una trattenuta o fallo di mano addirittura di Pulgar. E abbiamo una grandissima occasione con Di Marco. La conclusione è il gol. Catania in vantaggio, ragazzi, a Bologna con la rete di Federico Di Marco direttamente dal dischetto al 31° minuto. E forse nel momento migliore del Bologna, il Catania punisce. Riguardiamo ancora l'esecuzione, non proprio perfetta, ma di potenza, la piazza centralmente, qui spiazzato totalmente Mirante, se non sbaglio. No, Colombi. Spiazzato totalmente Colombi. Catania dunque in vantaggio al 32° minuto. Arriva Masina, Marchigno, il migliore del Bologna quest'oggi. Masina ancora per Marchigno, attenzione perché è dentro l'area di rigore. Mette al centro uno splendido pallone, ancora una volta però Biabbeni, la prima volta era riuscito. Kiki Zola a bloccarlo, ma qui doppia conclusione. Biabenì riporta in pari la partita. Rivediamola questa splendida azione. Ma Marchinho qui ha il 90% della responsabilità per questo gol. Grandissimo il cross che ha messo qui, ha totalmente sorvolato tutta l'area di rigore del Catania. E come al solito non siamo riusciti a tenere il vantaggio per più di 3 minuti perché l'asse Marchinho Biabeni ha colpito. Vedete, 1-1. Ancora Bennett, Catania con Scarsella. Bellissimo questo colpo di prima per Sampierisi che di tacco fornisce un pallone splendido per Donis che però viene bloccato. Odier ovviamente si è preso la sua ammonizione quotidiana. Quindi dove sta la novità? Si conclude dunque il primo tempo 1-1, partita sostanzialmente equilibrata, quindi il risultato non è assolutamente sbagliato. Diciamo che c'è stato un 20 minuti a testa, si sono giocati la partita, quindi possiamo comunque ancora portare a casa la vittoria. Ci sono segnali che inducono all'ottimismo. Buona la prestazione di Meisner in difesa, ottima quella di Donis, anche se però non ha concretizzato. Migliore in campo al momento Scarsella. Inverosimilmente, ragazzi, quello che non ci doveva essere è il migliore in campo. Il 6.4 di Bennett è dovuto ovviamente al gol del Bologna, che probabilmente è stato derivato da un suo errore in mancanza di copertura. Bila buttato nel mezzo è abbastanza determinato, ma non è fondamentale. Al momento, assieme a Bennett, sono quelli i due con il valore più basso. Comunque sia, lo rimandiamo ancora in campo e vediamo in questo secondo tempo che cosa farà il ragazzo, altrimenti dovremo poi intervenire noi.
Attenzione a Ferrazzovilla, la conclusione appena alta sopra la traversa. Il ragazzo comunque in crescita, si è ripreso. Vedete il voto, adesso è 7, che non è male, ragazzi. L'unico più forte per il momento è Scarsella con Sampirisi, che sta tenendo veramente molto bene dall'altra parte. Marchigno. Comunque, vediamo ancora. Niassè, appena entrato, falcata per Niassè, tutto solo. Infatti, la conclusione arriva molto debole e stanca. Chiozza c'è. Siamo al 71esimo minuto. Ancora 1-1 al Dallara tra Bologna e Catania. Falcao qui di testa. Attenzione, cosa stava facendo? Ragazzi, il Gollonzo stava per fare Falcao. Colombi qui è andato a Colombe. L'Asburi comunque al centro. Va bene, l'azione finisce così, ma qualcosa di pauroso. Allora, interveniamo e facciamo uscire a questo punto Scarsella, che è il migliore in campo quest'oggi, ma è a 67%, frustrato tra le altre cose. Facciamo entrare Chico Femenia, o se no Galano. Però Galano è un trequartista destro, quindi Galano per il momento non me la sento di farlo entrare. In questo periodo che dovrei cambiare totalmente modulo e non è il caso. Facciamo entrare Chico Femenia e manteniamo le cose per adesso così come stanno. Ancora Catania con Chico Femminia, battuta del calcio d'angolo, mette al centro Falcao, attenzione perché è arrivata fuori, potrebbe ridare ancora a Chico Femminia, che lo fa tutto il tempo e tutto lo spazio per entrare dentro l'area e mettere al centro un pallone invitantissimo, invece preferisce la conclusione, tanto di negativo che poteva fare, non c'era cosa peggiore. Corodier, 85 sul cronometro, più Catania in questo secondo tempo, attenzione ancora a Chico Femminia, che è entrato con un grande sprint, ma al centro però c'è un'ottima difesa. Odier, ancora viva l'azione del Catania, qui Rossettini di testa, ancora Odier che insiste sempre su quel lato, Rossettini per la seconda volta lo blocca, allora innesca adesso Niasse, contropiede di Biabeni, attenzione perché è velocissimo Biabeni, mette al centro un pallone dove c'è dall'altra parte Fürstenberg, solo Mbaia, potrebbe arrivare alla conclusione, ci arriva ma la palla è rimpallata, meno male, cambiamento di fronte fulmineo per il Bologna. 2 minuti concessi dall'arbitro, tutto fa presagire che questa partita finirà con questo risultato. Siamo infatti al 91esimo e 45, siamo ormai 2 minuti inoltrati, finirà sicuramente 1-1 questa partita. Infatti così ai Catania e Bologna si spartiscono, come dire, la posta in palio. 1-1, ci siamo mossi abbastanza bene, per noi va bene. Sono felice di quanto visto, ci sono degli aspetti positivi, è vero, sì, abbiamo fatto gran belle cose, infatti tutti reagiscono bene, tranne Sampirisi che dall'alto del suo 7.7, quindi migliore in campo. Dice, ma magari il mister poteva anche essere un pochettino più incazzato. Ma va bene così comunque. Vediamo gli altri risultati. Sampdoria batte Inter 1-0. Questo è un risultato not too bad, ragazzi. Non male, assolutamente. Al 79esimo Paloschi. Bologna-Catania 1-1. Di Marco, Biabiani, Cagliari-Latina 0-0. Crisi nera per ambedue le squadre. Empoli ancora una volta in vittoria 1-0 contro l'Udinese in casa. Tonelli a Palermo. Napoli batte Palermo 2-1. Lo scontro diretto va al Napoli. Doppietta di Hamsik e Pavoletti per il Palermo. Sassuolo-Genoa 1-1. Pareggio in extremis di Duncan al 90esimo. Segna poi però in vantaggio Green che porta i grifoni avanti. A Torino vittoria all'80esimo minuto da parte di Mario Gomez per la Fiorentina. E poi la Juventus espugna l'Olimpico battendo la Lazio 1-0. Questo adesso è il quadro della classifica. Juventus è sempre più al comando con 6 punti di vantaggio rispetto alla Roma che ha perso il passo perdendo contro il Milan. Milan che lo riprende il passo ma è lontano 7 punti con 46. Distanti ovviamente anni luce 10 punti Napoli e 11 Inter con 36 35 punti rispettivamente. Segue poi la Lazio che con questa sconfitta esce momentaneamente dalla zona UEFA. Segue anche il Palermo con 32 passi in avanti per Sampdoria e Fiorentina. Catania rimane stabile a 30 punti al decimo posto, 27 per Udinese, Empoli incredibile sorpresa e Sassuolo. Torino 26, passetto indietro, 25 punti per Pescara, che con questa vittoria si è tolto praticamente dalle castagne dal fuoco. Bologna 21, continua ancora 3 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto. Cagliari ancora a ridosso della zona retrocessione, ma in crisi di risultati. Solo 4 vittorie per i Sardi, 19 punti. E poi le sorprese negative di questo campionato. Genoa con 18 punti, Atalanta con 17. Sulla Latina qualcosina ce la saremmo potuta anche aspettare. 13 punti. Il Catania nelle ultime 5 partite ha fatto 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.
Stiamo marciando bene, ragazzi. Al momento noi abbiamo 12 punti di vantaggio dal terz'ultimo posto e mancano 14 giornate. No, mancano 17 giornate. Cazzo sto a dire. Quindi ancora siamo più che in tempo, anzi, mancano 16 giornate. Siamo ancora lì a lottare, ma io penso che con 42 punti la salvezza è cosa fatta e non vedo per quale motivo non ci si possa arrivare. Prossimo scontro sarà proprio in casa contro il Cagliari, ragazzi. Lì sarà vietato assolutamente a sbagliare. I 3 punti sono alla nostra portata, per cui dovremmo riuscire nell'intento. Ma il Cagliari è una squadra che ha delle ripartenze, il suo gioco migliore, con quei giocatori veloci tipo Sau, ragazzi, Murru. Insomma, la squadra Joao Pedro, la squadra è molto forte, quindi bisogna stare comunque attenti, anche perché sono affamati di risultati e affamati di punti. Detto questo, ragazzi, noi, considerato anche che la partita col Cagliari coinciderà con l'inizio anzi, con l'inizio dell'ultima giornata di mercato di riparazione, ce la andiamo a spolpare tutta la prossima puntata. Quindi per oggi noi chiudiamo qui e anzi, proprio perché sono buono e perché vi voglio tutti quanti bene, noi ce la andiamo a finire questa giornata con i gol di Milan-Roma, il 3-1 tra Milan e Roma, quindi un ottimo modo per chiudere questa puntata di oggi. Ci vediamo per l'appunto i gol di queste due meravigliose squadre. Milan e Roma si affrontano in questa splendida partita, in questo, come dire, qui Marcos Alonso fa un gol strano, tanto strano quanto bello, di punta addirittura. Poi ancora il raddoppio del Milan con, non mi dite che Bacca tira da là, ragazzi. Guardate cosa ha fatto Bacca. Cioè, ragazzi, il gol di Bacca è qualcosa di spettacolare. 20ª realizzazione stagionale. Cioè, ora andremo a vedere anche chi è il capocannoniere, comunque sia della Serie A al momento, ma credo che ci siamo tolti il dubbio con questo gol. Dovrebbe essere lui, anche perché non ritengo altri, non ho visto altri giocatori fare tanti gol come lui fino adesso. Però non ci facciamo ingannare dal risultato, perché da quello che ho visto nelle statistiche la Roma ha fatto 12 tiri più del Milan. Questo è un grande gol comunque di Ayose, che come avevo detto ex Newcastle, infatti vedete anche la fotografia, ottimo. Qui ovviamente la conclusione meravigliosa sul calcio di punizione da parte di Honda, finisce dunque 3-1 la partita. E io sono curioso di vedere chi è il capocannoniere del campionato. Andiamo in competizioni, dovremmo vedere Serie A. In base a questo vediamo Carlos Bacca, ragazzi, e dopo c'è Donis con Pelé. Allora, Bacca 18, Donis e Pelé 12 gol a testa. Cioè, ragazzi, non so se vi state rendendo conto, noi abbiamo preso un giocatore che era un ragazzino dalla Juventus, dal vivaio della Juventus, che ha fatto una crescita esponenziale in Serie B facendo un campionato della Luna, diventando il capocannoniere del campionato. E in Serie A, ragazzi, primo esordio nella sua carriera in Serie A, e questo già ci fa 12 gol ed è secondo in classifica dopo Carlos Bacca. Io la chiuderei così, ragazzi. Il nostro invece primato negativo ce l'ha il nostro DR, che come vedete ha accumulato 9 ammonizioni, ragazzi. Però c'è chi sta molto peggio, Scalante, ex Catania per l'appunto, 15, e poi Colì, sempre del Latina, 10. Ragazzi, io direi che qua ci sono gli ingredienti necessari per poter fare una salvezza tranquilla, ok? Non ci passiamo la testa prima di, ovviamente, di andare a sbattere, però vi posso dire che la classifica che io vedo è una classifica realistica. Siamo a 5 punti di distanza dal quinto posto, quindi la classifica in quel settore è abbastanza corta, e abbiamo 12 punti di vantaggio sulla terz'ultima, che è il Genoa, che a quanto pare ha molte difficoltà a riemergere. E comunque se la giocheranno, credo che fino al Pescara lì se la giocheranno tutte. Pescara, Bologna, Cagliari, Genoa, Atalanta e Latina se la giocheranno fino all'ultimo. Vedo un pochettino il Latina più in giù, ma non per la classifica, ma anche per i valori che ha questa squadra. Per il resto direi che se la potrebbero giocare tutti quanti. Ragazzi, che dirvi? Pollicione in su se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale e iscrivetevi al branco del Lupus in Game. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!